Allora, ciao a tutti, io sono Francesca Orazzi per chi non mi conosce e a Controchiave insegno il metodo Feldenkrais, un lavoro di consapevolezza attraverso il movimento. E sono una fisioterapista, una laureanda in osteopatia e insegnante anche del metodo Bones for Life. Quello che voglio proporvi oggi è una piccola esperienza significativa per il vostro sistema nervoso, utile per sciogliere un po' il collo e abbastanza, diciamo, significativa anche per una piccola dimostrazione che viene utilizzata spesso per spiegare un po', il lavoro che facciamo, ciò che insegno. Per la piccola esperienza di oggi potete. Avete bisogno di una sedia se volete farlo seduti o da in piedi e avrete bisogno di una copertina o un asciugamano, un piccolo cuscino, una piccola copertina da arrotolare che andrà posizionata tra l'orecchio e la spalla, in questo modo per appoggiare la testa. L'altezza e lo spessore deve essere tale per cui veramente vi possiate permettere di poggiare la testa in maniera comoda. Così comoda che in questa posizione potreste anche addormentarvi. Ok? Allora, iniziamo subito. Siete seduti sui vostri appoggi. Il respiro è spontaneo e comodo. Quali sono i vostri appoggi? Se siete seduti, sarà il vostro bacino, i vostri ischi e i vostri piedi. Io, per una questione logistica, non lo posso fare da seduta né da in piedi. Se siete in piedi, sentite gli appoggi sulla pianta dei vostri piedi e anche il vostro bacino sui vostri piedi. Cercate di allineare la colonna e i vostri tre centri principali: il bacino e la pancia, il petto, la testa. I tre grandi volumi del corpo che si allineano lungo le forze di gravità verso il centro della terra. E che ci permettono anche proprio questa possibilità di lasciare il peso verso il basso. Il pavimento, la terra stessa, ci dà una controspinta per restare verticali verso l'alto. Per cui, allineati con il centro verso il basso, verso il centro della terra, la nostra grande madre terra, appesi verso l'alto, verso il cielo, verso il nostro padre cielo, la nostra colonna è morbidamente allineata e il nostro respiro comodo. Provate adesso a girare la testa una volta a destra e una volta a sinistra, da una parte e poi dall'altra, e sentite com'è. E poi invece di girare la testa a destra e a sinistra, sentendo se c'è un lato migliore dell'altro, provate a darvi questa indicazione, questo comando: vado a guardare indietro a destra, vado a guardare indietro a sinistra. Vado a guardare indietro a destra, vado a guardare indietro a sinistra e probabilmente scoprite che la mobilità è maggiore perché il comando di andare a guardare per il nostro corpo, il nostro sistema nervoso è decisamente più significativo che un esercizio che mi dice gira la testa. E questo è uno degli aspetti che riguardano il lavoro che faccio. Ora, guardate se è più facile girare la testa a destra o girare la testa a sinistra. Con o senza occhi, liberamente come volete voi, e decidete qual è il lato che volete migliorare. Dopodiché, la posizione che utilizzeremo da seduti, se vogliamo migliorare, per esempio, la rotazione verso destra, portiamo il braccio destro sopra il braccio sinistro davanti a noi, palmi si guardano, il braccio destro sopra il sinistro, se vogliamo migliorare la rotazione verso destra, intrecciate le dita delle mani e per creare qualcosa di ancora più significativo per il nostro sistema nervoso, lavoriamo con l'intreccio non abituale, che significa normalmente quando intrecciamo le mani anche da dritto, le intrecciamo sempre nello stesso modo, mignolo sinistro verso l'esterno o mignolo destro verso l'esterno. L'intreccio non abituale prevede di shiftare di un dito. Ok? Per cui se normalmente intrecciate portando il mignolo sinistro verso l'esterno, fate in modo di portare il mignolo destro, cioè di lavorare con l'intreccio non abituale. Ora, prendete la vostra copertina, il vostro asciugamano, il vostro cuscinetto, lo portate tra la spalla destra e l'orecchio destro, se è il lato destro quello che volete migliorare, in modo comodo,
da poggiare la testa comodamente ed addormentarvi anche in questa posizione, senza dover per forza sostenere troppo con forza il cuscino. Intrecciate il braccio destro sopra il sinistro, i palmi a contatto, intrecciate le dita nel modo non abituale e in questa posizione cominciate a disegnare dei bei cerchietti, oh, piccoli e poi più grandi secondo la vostra comodità. Il collo non fa assolutamente nulla, il collo viene portato dal movimento delle braccia, al movimento delle spalle e dunque dal petto, dalle costole che si muovono. E il respiro è libero, sentite come si comincia a mobilizzare il vostro torace, la colonna, probabilmente anche le anche stanno partecipando. Un cerchio in una direzione, un cerchio nell'altra, respirate, siate comodi, cullatevi, cullate la testa e muovete le costole, muovete lo sterno, la colonna da una parte e dall'altra. Ok, poi lasciate andare, sciogliete la posizione e riprovate. Girate la testa a sinistra, vedete com'è. Girate la testa a destra e vedete se è migliorato qualcosa. Se è migliorato qualcosa significa che avete lavorato con nuove parti di voi che prima non utilizzavate per girare, per portare lo sguardo dietro di voi, per girare la testa. Il che significa che il collo, le piccole vertebre del collo che sono sempre stressatissime perché siamo tutto il giorno piegati davanti al cellulare, saranno molto più felici. Il movimento diventerà molto più ampio, la qualità del vostro movimento ne guadagna. Grazie per l'attenzione, in pillole è stato velocissimo, fatelo con un po' più di tempo, prendetevi un po' più di calma, un abbraccio e riprovate e giocate con i vostri amici. A presto.